Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi video un po' particolare perché ho deciso di provare anch'io a fare il famosissimo ormai fluffy bread. L'ho visto dappertutto, l'ho visto su TikTok, lo sto vedendo tantissimo tra gli youtuber americani che seguo e se non sbaglio l'ha fatto anche Gianmarco Zagato e sono troppo curiosa e ho deciso di provarci anch'io. Se non sapete di che cosa si tratta, il fluffy bread è una specie di pane meringa soffice di un bellissimo colore azzurro turchese che dovrebbe essere anche molto semplice da preparare perché servono soltanto 3 ingredienti più il colorante che ovviamente è, insomma, potete decidere voi se metterlo o no. Noi faremo la ricetta originale, quindi ho il colorante azzurro e voglio vedere uno se sono capace di farlo perché non sono esattamente una cuoca provetta, quindi vediamo numero uno che cosa ne esce. Numero 2, voglio vedere com'è, perché dicono tutti che abbia un sapore molto molto particolare, simile alla meringa, però più con la consistenza del pane, quindi voglio vedere veramente poi anche l'effetto, cioè anche l'assaggio come sarà. I 3 ingredienti di cui abbiamo bisogno sono l'amido di mais, lo zucchero e le uova, più appunto il colorante. Ero quasi tentata di provare a farlo rosa, ma mi sono detta no, seguiamo la ricetta originale e poi magari potremmo farlo anche colore unicorno, ma appunto andiamo in cucina e proviamoci assieme ragazzi, vediamo che cosa ne esce. Non ho la più pallida idea di quello che sarò capace di fare, ma vediamo. Questi sono gli ingredienti di cui avremo bisogno. Ci serviranno 3 albumi d'uovo, poi 30 grammi di zucchero, 10 grammi di amido di mais e poi appunto opzionale il colorante per alimenti. Io ho preso quello naturalmente blu, così il nostro fluffy bread sarà color cielo, tutto azzurro, speriamo anche molto fluffy. Benvenuti nella mia cucina ragazzi, il tutorial che andremo a seguire è di Amy Made in Japan, perché tra tutti i tutorial che ho visto, secondo me il suo è il più semplice da seguire. Lei spiega appunto in modo molto molto facile e capibilissimo anche per chi è negatissimo in cucina e soprattutto anche se non avete la bilancia, perché io l'ho lasciata a Trieste, quindi non posso pesare esattamente lo zucchero e l'amido di mais, però lei ha spiegato anche quanti cucchiai da cucina o da tè servono, quindi questo per me è perfetto. Poi lei è anche molto carina e simpatica, quindi iniziamo ragazzi. Allora, ok, prima cosa dobbiamo separare i tuorli dagli albumi, ci servono appunto 3 albumi d'uovo. Dove ho messo le uova? Eccole. Ok ragazzi, questa parte per me è già complicata, ok? Quindi concentriamoci bene, questo video sta diventando un come non cucinare con Nicole. Concentriamoci bene perché ci tengo che esca perfetto, lo voglio fluffy, lo voglio tutto azzurro bellissimo. Quindi, ok, pronti. Ok, preparato. Allora, 2 bacinelle, una per gli albumi, una per i tuorli. Comunque il tuorlo non lo buttiamo, ma andiamo a separare. Allora, aiuto, ok. Okay. Nicole 1, uovo 0. All right. No, vabbè, ovviamente si è aperto, l'ho distrutto, però vabbè, dai, l'importante è avere i 3 albumi qui per la nostra ricetta, terzo ed ultimo, questo è piccolino. Ok, ce l'abbiamo fatta ragazzi, abbiamo i 3 tuorli, 2 e uno spiaccicato qua, e i nostri 3 albumi per la nostra ricetta pronti. Allora, adesso, visto che non posso misurare esattamente lo zucchero e l'amido di mais, appunto vado a vedere quello che dice lei, cioè 30 grammi di zucchero dovrebbero essere 2 cucchiai più un, allora 2 cucchiai da cucina più uno da tè di zucchero, invece l'amido di mais dovrebbe essere un cucchiaio da cucina e un cucchiaio da tè, la giusta esatta quantità, quindi speriamo che sia giusto. Ok, ho preparato 2 ciotoline, una per lo zucchero, una per l'amido di mais, e quindi zucchero abbiamo detto 2 cucchiai da tavola,
da cucina, come si dice? Io ho detto da cucina, mi sa che ti si dice da tavola. Tu cucchiai da tavola, quindi uno, due, chissà se sto andando abbondante o no, boh. E poi uno da tè, quindi così più o meno. Ok, quindi questo è lo zucchero di cui avremo bisogno. E poi questo è l'amido di mais che ho trovato io qui al supermercato, ma insomma sono tutti uguali ragazzi, qualsiasi amido di mais che trovate appunto andrà benissimo. Ok, la mia videocamera ha smesso di registrare, avevo già preparato l'amido di mais, comunque rifacciamolo, è un cucchiaio da tavola, questo è molto abbondante mi sa, e uno da tè, quindi qui questo lo facciamo un po' più scarso. Ok, queste dovrebbero essere le giuste quantità. Abbiamo lo zucchero, abbiamo l'amido di mais, abbiamo gli albumi, i tuorli non ci servono e abbiamo il colorante. Ok, e fino a qua ci siamo ragazzi, questo è già tanto. Ok, quelle cose si stanno facendo serie ragazzi, quindi dobbiamo rimanere molto concentrati perché fino adesso non abbiamo, non abbiamo fatto uno sbaglio, quindi continuiamo così. Allora, adesso ho preso lo sbattitore elettrico perché appunto lei usa lo sbattitore elettrico, altri nelle ricette usano quello a mano, ma appunto visto che ho quello elettrico uso questo, così almeno riusciamo a renderlo fluffy, perché a mano non so onestamente se sarei capace. Ok, allora versiamo i nostri albumi in una ciotola un pochino più grande, spero che sia abbastanza grande, e poi andiamo a montare il tutto. 2 hours later. Ok, adesso dice che piano piano dobbiamo incorporare lo zucchero, quindi ne ho messo un po' troppo alla fine, ma vabbè. Ok, allora adesso dobbiamo, ovviamente sto continuando a guardare il tutorial miliardi di volte per assicurarmi di non sbagliare nulla, nulla, voglio che sia perfetto. Adesso andiamo a fare la stessa cosa anche con l'amido di mais, lo aggiungiamo a piccole dosi. Oh mio Dio! Forse sta diventando anche troppo fluffy. Oddio! Ok ragazzi, ok, siamo seri. Cioè, è volato ovunque l'amido di mais, ma spero... Ah, ok, a questo punto possiamo aggiungerci già il colorante. Dov'è? Una goccia. Lei ci mette una goccia, vediamo se basta. Ok, sembra pochissimo, ma con il colorante di solito basta, vediamo. Wow! Wow, è bellissimo! No vabbè ragazzi, il colore è bellissimo, io forse aggiungerei ancora un pochino di colore. Sì, aggiungiamo ancora una mezza gocciolina di colorante. Ok, oddio, forse l'ho messo troppo, basta che non diventi blu, vediamo. Wow. 2 hours later. Ok ragazzi, più fluffy di così non è veramente possibile. Non so se riuscite a vedere bene il colore perché se lo metto direttamente verso la videocamera sembra bianco, ma così penso riusciate a vedere che è appunto di un bellissimo azzurro cielo. Adesso vorrei fare la stessa identica prova che fa lei nel video, cioè lei lo mette, lo rovescia sopra la testa e questo rimane così, perché dice che quando è abbastanza fluffy questo deve succedere. Io ho seriamente paura, ma voglio fare la stessa prova. 3, 2, 1... Oddio, resiste veramente, è pazzesco, no, vabbè sarebbe stato un epic fail, mi si fosse rovesciato tutto, quindi direi che il sapore è anche molto strano, tra l'altro adesso che
mi sono, non lo so, mi è venuto automatico e è un po' strano, quindi vedremo com'è. Ok, adesso il lavoro dovrebbe farlo il forno, in realtà non so perché continuo a tenerla così, forse sono molto molto orgogliosa e quindi continuo a farvi vedere che non cade. Comunque, adesso dobbiamo mettere il composto su una teglia e farlo cuocere al forno per 25 minuti a 300 gradi Fahrenheit, che sarebbero quasi 150 gradi, ho fatto il calcolo, e cioè online ovviamente, e quindi proviamoci, vediamo, aiuto, oddio sono emozionata, è stato più semplice di quanto pensassi prepararlo, quindi forse non dovrei parlare troppo presto, aspettiamo di arrivare alla fine, giusto. Ok, pronti con la teglia, adesso devo andare a versare il composto tipo formando una specie di pagnotta rotonda, almeno lei ha fatto così, è veramente super fluffy, è bellissimo, bellissimo da vedere. Allora, adesso come faccio a dargli una forma decente, rotonda, come ha fatto lei? Il mio è più una specie di blob senza forma. Sono quasi soddisfatta, ragazzi, anzi sono decisamente, decisamente soddisfatta di, non so neanche io come chiamarlo, ma per adesso abbiamo seguito tutto alla lettera, quindi inforniamo adesso 150 gradi per 25 minuti. Non so perché sto usando il guanto che non è caldo. Ok. Ciao Fluffy Bread, per favore esci come devi uscire, grazie. Ok, sono passati 25 minuti esatti, ragazzi, e mi sembra abbastanza simile a quello originale. Ta-da! Ta-da! Si vede ancora un po' l'azzurro sotto, ma è diventato di un color dorato marroncino sopra, quindi sono curiosa di vedere com'è. Adesso andiamo a vedere. Ok, sono super super emozionata. Allora, come faccio? No, devo avvicinare la videocamera e così vediamo da vicino il momento dell'apertura del nostro Fluffy Bread. Ok, è arrivato il momento, ragazzi, non so neanche come toglierlo perché giustamente è rimasto un po' appiccicato. Proviamoci. Oh, wow, no, beh, è meraviglioso. Secondo me è... dovevo cuocerlo un po' di più, ma il colore mi sembra perfetto. Wow! No, vabbè. Guardate che meraviglia, ragazzi. Guardate all'interno com'è tutto. Praticamente si sbriciola appena lo tocchi. È molto morbido, è molto, veramente molto quasi tipo jiggly, sembra quasi uno slime. Direi che è arrivata l'ora di assaggiarlo, ragazzi. È un po' appiccicaticcio in realtà, non so se forse veramente dovevo lasciarlo un po' di più nel forno, ma ho seguito le istruzioni alla lettera, quindi dovrebbe essere pronto teoricamente, e anche dal colore esterno dovrebbe essere pronto. Non è male. Ok, siamo al momento dell'assaggio, il momento tanto atteso. Devo dire che ha un forte odore di omelette e di uovo, che non promette niente di buono, quindi sembra bella, sembra una meringa, ma il profumo non è proprio invitante, cioè si sente veramente molto, sa molto di uovo e non di dolce. Anche l'odore non promette niente di buono perché sa, cioè ha proprio l'odore di uovo, cioè decisamente la parte esterna sa di crepe. Proviamo a mangiare solo la parte interna, quella super fluffy, azzurra. È strano, esattamente quello che dice lei nel video, perché nonostante ci sia tantissimo zucchero, non si sente molto il dolce, ma sa decisamente proprio di uova. Qui c'è un po' un dibattito su questo, alcuni dicono che abbia un buon sapore, altri dicono che abbia un sapore terribile. Io penso di essere tra quelli che pensano che abbia un sapore terribile, non mi piace per niente. È veramente bella, perché sembra molto invitante, almeno a me, non lo so, con questo colore sembra molto invitante, però è anche una ricetta molto carina, perché comunque si fa in fretta e servono pochissimi ingredienti ed è anche molto bella da vedere, però appunto il sapore, ragazzi, non è niente di che, ve lo posso assicurare, ma fatemi sapere se volete provare anche voi questa ricetta oppure no, se vi basta la mia esperienza, appunto non è esattamente, cioè... continuo ad avere voglia di assaggiarlo, ma penso soltanto perché è di questo bellissimo colore. Ma poi quando lo assaggi
ti delude. Decisamente. Questa era la mia esperienza, ragazzi, con il fluffy bread famosissimo, bellissimo. Direi che, non lo so, decidete voi se è riuscito questo esperimento oppure no, scrivetemelo nei commenti, vedete un po' come è venuto agli altri e ditemi se sono stata brava secondo voi oppure no. Mi raccomando, mettete like al video, un pollice sporco, mettete like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando la campanella. Io vi mando un bacio grandissimo, appoggio questo piatto per potervi abbracciare. Io vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio forte, 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 forte. E noi ci vediamo domani, mi raccomando, puntuali, sempre alle 17:30. Ciao!